Benvenuti in questo nuovo video di Sabrina. Quando avete un problema fisico, invece che stare in silenzio per un'ora, quanto durerà l'anestesia, voi invece preferite girare un video dove sembrate Max Gazzè. Eccola qua, la Sabri Gamer. Ciao amici! Sono stata dal dentista. Sì, vuoi andare di là che stai sbavando dappertutto? Che schifo! In pratica, sono stata dal dentista. E ho tutta questa parte di bocca con l'anestesia. E allora volevo salutarvi. Sembro la Spirac. Ho anche i denti blu. Perché lo scorso dentista aveva fatto un lavoro brutto. Allora me l'hanno un po' sistemato. Non sto facendo apposta. Non so se potete vedere, ma non muovo queste parti di labbra e di lingua perché mi hanno fatto l'anestesia. Mi sto divertendo molto a parlare e sbavare. Allora ho voluto fare questo intro di video. Non so bene come finirà questo video, che cosa farò pomeriggio. Penso che aprirò un po' di pacchi. Mi sento tutta strana. Volevo ringraziare il mio dentista. Grazie dentista. E una paziente del dentista che si chiama Sveva. Oggi ho sentito che fan. Ciao Sveva. Forse non volevi essere saltata così, però va bene lo stesso. Niente, ci vediamo dopo, quando tra un'ora l'effetto sarà passato. Passato. Mi impegno, passato. No, non ce la faccio. Penso che iniziamo ad avere dei problemini con i pacchi. Qua ci sono più di 100 pacchi. Ecco. Ovviamente è impossibile aprire tutti i 100 nello stesso giorno. E quindi oggi ne apriremo un pochino, ma gli altri arriveranno poi insieme a tutti quelli che arriveranno e si accumuleranno. Quindi cercate di capirmi. È passata una mezz'oretta, quindi mi sto un po' ambientando. Alexa, accendi Sabri. Beh, ma capito Alexa. Adesso inizio a parlare un po' meglio perché è già passato un'ora e passa. Devo andare un attimo da mia nonna a spiegarla ancora in microonde. E tu non ridere Alessia. Vabbè, le nonne non riescono a capire l'uso del microonde. E volevo portare Gog, ma volevo provargli le scarpine. No. Sì, perché per me lui riuscirà a camminare con le scarpine. Sì. Andiamo Gog, con le scarpine che ti abbiamo comprato. Mio Dio, come sono belle, ti staranno benissimo. Prima di tutto non si abbinano al suo invece, cappotto. Invece, vedi, giallo? Perché noi siamo dei bimbi grandi, papà. Lui proprio le vuole mettere, si vede. Poi mettiamo quello. Non più. Prima o poi dovrà appoggiarla. Bimbo, ma cosa alza ti fa? Questo. Ma dai, stai in equilibrio, povero bimbo. Prima o poi dovrà appoggiarla. Fermo, bimbo. Vieni qui un attimo. Ma fuori c'è la pioggia, io non voglio che si bagni, poi prende freddo. Ecco qua, bravo che li ha appoggiati, bravissimo. Ora mettiamo questo, mamma che bravo il nostro bambino. Aspetta bimbo, ma cosa ti fa? Ma sì, perché papà, noi dobbiamo andare che c'è la pioggia e noi non vogliamo prendere la pioggia perché siamo dei cagnolini bravissimi. Non vedo l'ora di vederlo camminare, guarda. Eccoci qua, chiudiamo bene. Eccoci. Perché dobbiamo chiudere. Ok, andiamo amore. Sì, lo vedo a suo agio. Andiamo, dai. Dai bimbo. Amore, indovina chi sono. Bravo, la verticale. Bravo. Andiamo, dai. Lui le odia quelle scarpe. Un po'. Bravo amore, andiamo. Aspetta amore, cominciamo ad andare là. Vieni un attimo con noi. Dobbiamo mettere il cappotto. Si è rotto il cane. Andiamo amore, andiamo. Vieni bimbo. Dai. Andiamo. Dai, vieni. Non riesce più a muoversi. Ma sì, ora mettiamo il cappotto e andiamo, eh. Vedrai che ora con la nuova pettorina e il cappottino noi non avremo più paura, eh?
queste scarpette nuove. Lui ha più paura che qualcuno lo veda a concerto così. Ma no, lui è bellissimo. Mettiamo qua sotto, vedrai che col guinzaglio lui camminerà bene. Sì, sono sicuro. Mamma mia, com'è bravo, così lui non si bagnerà i piedi. Povero, sta pensando l'unica volta che la mamma mi porta fuori, guarda come mi deve conciare. Andiamo, andiamo. Andiamo, bimbo. Bravissimo. Bravo, bravissimo, bimbo. Dai, andiamo. Togli quelle cose, no, non può camminare. Andiamo, dai. Dai, bravo. Vabbè, dai, te ne tolgo. Bravo. Però volevamo solo provargliele, solo perché li vogliamo tanto bene. Però sapete che io ho visto... Mi sbalzo anche in testa. No, perché non si vede, si chiude la bocca. No. Non si vede ancora? No, no, niente. Ok. Dicevo, io ho visto invece che un sacco di cani le mettono e non hanno problemi. Forse ma lui per non me piace, solo... Ma no, deve solo un po' abituarsi. Non sono il modello che gli piace a lui. Ah, forse lui voleva un altro colore. Esatto. Vabbè. Bravo, bimbo, finalmente. Sei stato bravissimo. Ora andiamo a spiegare il forno a microonde alla nonna per la centesima volta. Amore, fai un esempio di io che insegno il forno a microonde alla nonna. Nonna, scongela, c'è scritto sopra. Io cosa devo schiacciare? Scongela! Non va. E gli abbiamo messo proprio i bigliettini, che deve premere sopra, però lei dice che non funziona più. Scommettiamo che andrò lì e funzionerà tutto. Sei contento che andiamo a fare un giro? Un bel giro della nonna. Tu vuoi tanto bene alla nonna. Cicci, andiamo, andiamo. Ciao, ciao. Chi è? La nonna? La nonna, ciao nonna. Saluta la nonna. Ciao nonna. Ciao, ciao. Allora, noi siamo venuti nonna a sistemarti il forno, che da sistemare non c'è un bel niente, perché sei tu che non sei capace. Ogni volta, guardate, gli ho fatto anche scongelo. Puzza, no, che puzza il forno, per levare la puzza. Cuocere, grill, cuocere. Devi solo premere i tasti. Gogo, ma chi è arrivato? Il tuo amico Leo Fluffy Dog. Leo, vieni, vieni a farti vedere. Leo Fluffy. Intanto che non c'è mia nonna, mio fratello ha un cane bellissimo trovato, ha preso il canile da qualche associazione, che è un incrocio con un ciucciù, quelli con la lingua blu. Adesso ve lo faccio vedere. Leo Fluffy! Dov'è il tuo amico? Eccolo! Scappa da Gogo, amore, scappano tutti da te. Ma ormai faglielo finire, dai, finisci la pappa. Ormai gliel'ha rubata. Ma già mangia, appena mangiato un... Ma lui è un ceccione, Leo Fluffy. Ciao. È stato intelligente, oh, gli ha tolto la... Basta, Leo Fluffy. È finito, Leo Fluffy. Vabbè, niente, è a posto. Bravo, lascia qua. Leo Fluffy, andiamo. Blu ha la lingua, facci vedere, Leo. Mamma mia, ciu-ciu. Sei un ciu-ciu. Guarda che la nonna non è un trampolino, Gogo. Nonna, sei diventato il suo trampolino. Ascolta, vuoi da me? Ehi, Leo Fluffy the Dog. Ciu-ciu. 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 Ciao, ciu-ciu bello. Just then. Ciao, amore, ti abbandono. Non so che cosa tu stia facendo. Non lo so neanche io, a dire la verità. Però posso dirti una cosa? Sei bellissimo. Senti, guarda come parlo bene. Ho anche la sensibilità sia la lingua che i denti. Bravissimo. Ti amo tanto. Anch'io. Devo andare a fare una cosa segreta. Allora, non entrare in camera, ci prometti? Grazie. Prima ti dai una smossa. Allora prima... chiudi anche questa porta. Sì, sì. Vieni, Gogo, devo farti vedere una cosa. Chiudo qui. Chiudo chiave. Perché in pratica ci sono tutti i pacchi che ci avete spedito, ma in realtà quello sotto lì è una cosa che ho comprato per fare una specie di regalo a San Valentino ad Alessio. Perché ovviamente ci siamo detti non facciamoci nulla, dai, non ha senso questa roba, ma lo sapete che a me piace molto fare i regali. Quindi ora vi faccio vedere l'idea che ho avuto. Cioè devo ancora prepararla bene, ma ve la faccio vedere. Allora, dal rumore dovreste capire cos'è. Come ormai saprete, Alessio è il fan numero uno di Lego. Lui ha una camera completamente piena. Ma siccome adesso è talmente piena, appunto, Gogo, spostati, che mi ha detto: amore, non comprare più Lego perché non so dove metterli. Ma scusate il focus sulle orecchie del mio cane, ma ormai dovreste essere abituati. Amore, non sei il protagonista, sono io. Gli ho comprato tanti set piccolini con cui io andrò a creargli una storia. A creargli una storia. Vieni qui, amore. Questi, ecco, sono tutti quelli che gli ho comprato. Ora ve li faccio vedere uno a uno.
La prima cosa che andrò a fargli trovare sarà appunto una borsa Lego e con cui lui diciamo metterà dentro tutti gli altri pezzettini. Cioè io vorrei di base creargli una storia scritta in modo tale che non una caccia al tesoro, ma una specie, in maniera tale che lui apre questo bigliettino e c'è scritto una dedica particolare con cui inizia. E adesso utilizza questo primo pacchetto come contenitore. Lui apre e ci sarà la borsa Lego. Dopodiché vi faccio vedere. Ogni pezzettino di Lego che ho comprato corrisponde a un pezzo della nostra vita, un pezzo del nostro futuro, c'è sempre un motivo. E per esempio, nel momento in cui arriveremo quest'estate, io spero anche quest'anno di andare a fare una vacanza in camper con suo papà e la sua famiglia, e quindi ci sarà la frase: spero tra poco di andare in camper con te per fare una bella esperienza. E quello che vorrei fare io, che però non so se il Covid è possibile, se sarà possibile o no, è andare in Francia per poi andare a Disneyland col camper. Quindi troverà, io vorrei andare con, aprire il pacchetto, troverà il camper fino a, e qui troverà Paperino, che quindi capirà che intendo andare a Disneyland. Ma non solo, perché non incontreremo solo Paperino, ma incontreremo anche Pippo e Pluto. Poi non vedrò l'ora di tornare a viaggiare, andare in Africa, e quindi col tuk tuk, che non so se avete visto i nostri video in Africa, oppure quando vai in Africa, diciamo che il mezzo di trasporto è il tuk tuk, che è questo qua, quindi andare col tuk tuk alla ricerca delle mie amate scimmie. Quindi costruirò tutta questa storia e lui troverà tutti questi pezzettini di Lego. Vi faccio vedere gli altri che ho comprato. Abbiamo preso anche il cagnolino, che sarebbe Cocco, con un cagnolino piccolo, perché come sapete vorrei chiedergli di prendere un altro cagnolino piccolo per far compagnia a Goggo, quindi utilizzerò questo. Dicendo che noi abitiamo in una bellissima casa piena di gatti, ma non sono gli unici gatti che voglio avere, perché io vorrei portarlo in un posto dove i gatti sono fatti così. Quindi sapete che questo è il gatto giapponese, per fargli capire che io vorrei andare in Giappone con lui. E non solo in Giappone, perché vorrei andare insieme a lui a visitare anche questa, che è la Statua della Libertà. Ma non è finito, comunque io adoro la sera giocare con lui, perché noi giochiamo molto spesso alla Switch, giochiamo a Mario Kart, quindi ho preso i personaggini che noi utilizziamo su kart. Ma non vorrei con lui visitare solo il Giappone, l'America, perché con lui andrei fino a ogni parte del mondo, compreso in Cina, in Thailandia, in tutti questi posti molto particolari. Quando? Direi magari dopo il nostro matrimonio, come viaggio di nozze, potremmo andare per esempio in America a vedere la Statua della Libertà e a prendere il taxi giallo, perché io non sono mai stata sul taxi giallo americano, mi piacerebbe molto. Tutto questo perché? Perché lui è il mio fidanzato, il numero uno, quindi una bella coppa. E per questo fantastico San Valentino, quindi fiorellini, io con lui voglio andare verso l'infinito e oltre. Mi piace? Ecco, ho avuto questa idea qua da fargli a San Valentino, quindi vabbè, il video mai è passato San Valentino per voi, però per me è ancora il venerdì 5, quindi devo ancora studiarmi un po' come fare queste cose, però sono convinta che verrà una cosa molto bella, perché non solo a lui piace il Lego, è proprio pensato, un pensiero pensato, non so, questo giro di parole, e sono sicura che lui apprezzerà davvero tanto, 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 tanto. E niente, sono davvero convinta che gli piacerà. Comunque vi farò sapere sicuramente su Instagram, sulle storie di YouTube, non lo so, è la sua reaction. E questo è un vlog di vita quotidiana che io so che a voi piacciono molto molto molto. Io non è che penso a che cosa dire, accendo la videocamera e quello che mi viene in mente racconto a voi. E la settimana prossima arriverà proprio qui, ti devi mettere, io così ti annuso le tue chiappe, peli dalle chiappe, arriverà un video di quelli che a voi piacciono. Niente, vabbè ragazzi, devono usare le sue chiappe, lui ha deciso di mettersi così, dove io vi racconto, vi dico un po' i miei pensieri, vi trovo degli argomenti, mi sfogo un po'. E detto questo, mentre annuso le chiappe del mio cane, finalmente mi è finito completamente l'effetto. Ho scoperto che prima mi toccavo l'orecchio, non sentivo nemmeno l'orecchio, oltre la lingua, le labbra, non sentivo il collo, non sentivo niente. Ora si sente tutto, quindi parlo normalmente. Vi saluta la coda del mio cane e anche il culetto del mio cane. Culetto, culetto, vi mando un bacio e vi do appuntamento a domani o dopodomani, non lo so, con il prossimo video. Vi amo tanto 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 tanto.